forza e all'ancoraggio! Quella nave ha la bandiera a luccio. Corri a prendere la barca e portami alla nave, presto. Benvenuto, padrone Morelli. Cos'è successo? È morto il capitano. Oh. Signor Dantes, scusi. Tutto a posto, signor Morelli. E mi auguro che lei non dovrà lamentarsi di me. Oh! Ma il povero capitano. Ma che gli è successo? È caduto in mare? No, una febbre. E come una febbre? Lui partì da Napoli molto agitato. E dopo 24 ore fu preso da febbre. E in 3 giorni. Ora è sepolto in mare. Valeva proprio la pena per il povero Leclerc di combattere 10 anni contro gli inglesi per poi dover morire così. Caro il mio Edmond, siamo tutti mortali. E noi vecchi dobbiamo lasciare il posto ai giovani, se no... Ma tu mi assicuri che il carico... Tutto in ordine, signor Morelli. Ah, ecco qui il signor Danglars. Lui è un uomo di cifre e le potrà dar conto meglio di me. Carissimo signor Morel. Carissimo signor Danglars. Come va? Già, come va? Io bene, grazie. Purtroppo il nostro capitano... Sì, me l'hanno già detto. Per fortuna il carico... Mi hanno già detto anche questo. Il signor Dantes si è dimostrato un ottimo capitano, no? Sì, sì, uomo in gamba. Uomo in gamba, Dantes. Lei ha dei rimproveri da fargli? No, no, si immagina. No. Non manca certo d'iniziativa. Il povero capitano non era ancora morto che Dantes già aveva preso il suo posto. È logico, essendo capitano in seconda. Oh. Ecco, non c'è il mare. Sì. Ma mi perdoni, signor Morrel, quanto agli interessi del nostro commercio, un giorno e mezzo ci siamo fermati all'isola d'Elba. Perché? Non mi chiede il perché, non ha voluto sentire ragione. Edmond! Arrivo, signor Morrel! Io ho insistito per proseguire il viaggio, ma non c'è stato niente da fare. Capitano, era lui. Mi scusi, la manovra. Vorrei sapere perché avete tardato all'isola d'Elba. Era un ordine del capitano Leclerc. Come? Prima di morire mi ha dato un plico e mi ha detto di frascarlo all'Elba per consegnarlo al gran maresciallo Bertrand. Chi? E sa, quello che vive all'Elba al servizio di Bonaparte in esilio. Hai visto l'imperatore? Sì, è entrato nella stanza del gran maresciallo mentre mi trovavo lì. E gli hai parlato? Io no, signore. È stato lui a parlarmi. Oh. Mi ha chiesto di chi era il bastimento. Dell'armatore Morrel, di Marsiglia, ho risposto io. Ah, i Morrel di Marsiglia, ha detto lui. Uno di loro è stato con me alla battaglia di Valenza. Mio zio! Quando saprà che l'imperatore si è interessato di lui, lo vedrai piangere come un bambino. Hai fatto bene a eseguire gli ordini, ma non dire in giro che hai parlato con l'imperatore se salta all'orecchio della polizia. E cosa può compromettermi? Mi ha domandato cose che avrebbe chiesto al primo venuto. Sta arrivando il commissario di porto. Mi scusi, la dogana. Vai, vai. Scusi. Vai, povero, vai. Dantes le ha dato buone scuse per la fermata? No, scuse, un eccellente motivo. Non ha fatto che eseguire un ordine del capitano Leclerc. Ah, sì.
A proposito, Dantès le ha consegnato una sua lettera? Una lettera di chi? Del capitano. Prima di morire gli ha dato una lettera. E lei come lo sa? Passavo davanti alla porta semiaperta. Ho visto il povero Leclerc consegnare a Dantès una lettera e ho pensato che fosse per lei, signor Morrel. Tutto qui? No, a me non ha dato niente. Forse mi sarò sbagliato. Forse. Tutto in ordine. Possiamo scendere a terra. Caro Edmond, vieni a pranzo da me? Volentieri, ma la prima visita la devo a mio padre. Ah, oh, più che giusto. Allora questa sera, va bene? Ma veramente io... Che? Ah, dimenticavo. L'amore. È venuta spesso a chiedere tue notizie, la bella Mercedes. Beh, allora io... Vai, 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 se non hai altro da dirmi. No. Ma ha descritto per me, non ti ha lasciato niente il capitano? Non gli sarebbe stato possibile. Ah, le devo chiedere un permesso di 2 o 3 giorni, signor Morrel. Per sposarti? Anche, forse. Ma devo pure arrivare a Parigi per consegnare una lettera che mi hanno dato all'Elba. Un permesso, Edmond. La nave riparte fra 3 mesi. E 3 mesi di permesso... Mi pare che bastino, no? Il faraone non potrà ripartire senza il suo capitano. Come? Il suo capitano? Io? Sì. Oh, padron Morrel! Via, niente discorsi. Corri da tuo padre, capitano. Vai. Addio, Danglars. Una settimana mi avevano detto, invece... Padre! Non è niente, sai, è l'emozione. Beviamoci sopra, ci sentiremo dei leoni. No, no, non occorre. E come non occorre? Dov'è il vino? Non ce n'è. Che lo compro a fare per tenerlo lì? Tanto non ne bevo. Ma qui non c'è niente di niente. Avete finito tutto il denaro. Vi avevo lasciato 200 franchi. Sai, Caderousse... Eh? Cioè, tu avevi un debito con Caderousse. 140 franchi. Li ha rivoluti da voi. Ne aveva bisogno, anche lui non è ricco. Eh sì, ma perché non siete andati a chiedergli al signor Morrel? Ringraziamo Dio che mi ha fatto arrivare con una settimana di anticipo. Mm? Ecco. Adesso questi sono tutti vostri. E ne fate quel che volete. Oh, grazie, Mont. Grazie. Vado a comprare una bottiglia di vino. No. Li prendo da questi, così sarete voi ad offrirmela. E facciamo una festa, tutta per noi due. Una festa? Eccomi qua, ci sono anch'io. Caro Edmond. Signor Caderousse. Oh, che significa questa freddezza? Venivo solo per salutarti, ho saputo che eri tornato. Già. Ora siamo importanti. Cosa vuoi dire? È una bella sorpresa, no, papà Dantès? Che sorpresa? Come? Ancora non gliel'ha detto. Edmond sarà il nuovo capitano del faraone. No! Ah, il vecchio Leclerc. Oh, il vecchio Leclerc.
Morto un papa, se ne fa un altro. E tu come lo sai? Ma! Me l'ha detto Danglars! Un bel colpo di fortuna, però. A 20 anni. Mi ricordo quando eri alto così e volevi sempre giocare con me. Io già da allora con tutti i dolori della vita. Ah, salute al signor capitano Edmond Dantès. Oh, presente alla festa André Caderousse, sarto, spiantato, ma proprio spiantato, senza il becco d'un quattrino. Oh, al suo buon cuore. Ma dov'è? Dov'è chi? Chi? Una persona che dovrebbe essere qui, a fianco di Edmond, la signorina Mercedes. Ah. O qualche bella orientale ti ha rubato il cuore. Oh, non ti va sempre di scherzare. Beh, sei entrato che stavo per cominciare un discorso. Hai voluto parlare di Mercedes. E lo starei a sentire. Anche tu. Ho pensato. Molto. E poi ho capito che nella vita si riflette e le cose scappano. E mi sono chiesto, ma che ragione c'è di prolungare questo fidanzamento? Rinviare. A cosa poi? Ho voglia di abituarmi ad una casa mia, di sedermi ad una mia tavola, di vivere accanto alla mia donna per più tempo possibile, avere dei bambini. Uè, uè. Ora il mio avvenire ha una certa sicurezza. E Mercedes, la conosco da anni e so quanto valga. Padre. Edmond, hai la mia benedizione. Domani, fratello, sposati domani. Eh? Le donne così belle. E tu con il tuo mestiere di marinaio, sempre la metà dell'anno fuori casa. Se non le stai alle calcagna, quelle non resistono con una sola promessa. Hanno mille occhi languidi che le seguono e i buoni partiti. Vedi, è una fortuna, sei capitano. Sposala domani. È troppo bella, Mercedes. Siamo cresciuti insieme. Questo vuol dire molte cose. Fernando, ma non vuol dire che io possa amarti. E perché? La nostra giovinezza passata insieme. E l'affetto. Puoi negarlo l'affetto? No, ma è un'altra cosa. Ci ha legati, ci ha dato la gioia di capirci. Un tuo sguardo. E tu che cercavi la mia mano quando si tornava insieme agli altri ragazzi da Santa Maria della Guardia. Sì, Fernando. Eravamo felici. Lo ero, lo sai. Ero felice che tu mi cercassi. Mi piaceva sentire la tua mano. Mercedes, eri felice perché ti amavo. Un fratello che sia da Dio, eri. L'affetto buono, la gioia sicura. Ma non altro. Un fratello per cosa? Se io fossi un marinaio e non un soldato, allora... Che cosa vuoi dire? Lo so io. E lo sai anche tu. Sì, Fernando. Io amo Edmond. Manuel! Manuel! Al fiume! Ti stanno perdendo con le dita! Chi c'è di no? Pago, fratelli di Papa, 6 o 7. Sono più di 30 loro. Cos'è? Ehi, cos'è? Che c'è? No. Tu chiama Antonio. Cos'è? Antonio. Che c'è? Manuel, che c'è? Al fiume gli escaveros si battono con gli zingari. Vergine Maria del Pilar! Si vogliono ammazzare! Arrivo! Figli del diavolo! Quando la finiranno? Vado anch'io. No, io non mi ridere. I giovani ci pensano. Ho detto che ci vado. Avverti dei gendarmi piuttosto. Dio, ci vogliono ammazzare tutti i nostri figli. Avete chiamato qua? Stai nel campo. Tu, via, corri. Mica siamo zingari noi. E questo è il villaggio catalano. Siamo diversi dalla loro razzaccia. Andiamo. Tutti a casa. Se tu non mi vuoi bene. Fernando, perché non capisci? Cosa c'è da capire? Sono stato uno sciocco. Io non ti ho mai fatto credere
Hai la mia amicizia. Tutta. Ma non chiedermi di più. Edmond! Fernando, è innamorato l'amico, spasima per la bella Mercedes. Ma lei ama un altro, ama Edmond Dantès. E lui soffre, boh. Andiamo da lui. Fernando, mica vorrà gettarti in mare. Mettila. Meglio una boccia di vino se vuoi bere. A parte che l'acqua un uomo vero non la tocca mai. Il diluvio lo prova. Gli uomini cattivi bevono soltanto acqua. Vieni con noi. Andiamo ad affogare le tue pene d'amore. Piano. Piano, soldato. Prima a me. Poi a lui. Che è un amico. Ah. E poi a te. Salute. Povero Fernando. Non è mica gentile starsene zitto e tenere tutto dentro. Ma lascialo stare, non vedi che gli secca? No, brutto affare amare una ragazza e quella è innamorata di un altro. È libera di amare chi vuole. Oh, già, già, già. E poi ormai Edmond Dantès ora c'ha una posizione. Morello vuole capitano del faraone. E capirai che una donna ci tiene a sistemarsi. Lui, vedessi, alza già polvere. Mi ha offerto di prestarmi dei soldi, a me. Sì! Dantès è mio amico, alla salute di Dantès. Beviamo al capitano del faraone. Anche tu, Fernando. Sei un bravo ragazzo. Ma sei sfortunato. Che ci vuoi fare? Eh sì, sfortunato. A meno che... smettila di bere, non è il momento. Io non mi ubriaco, io. Io ne bevo quattro più di te, io. Madama, un altro boccale. Ah. A meno che... A meno che... Soltanto un consiglio. Fidati, è più serpe di un greco. No! No, scusate. Non sta scritto da nessuna parte che Dantès debba per forza sposare Mercedes. Lo farò fuori io. Zitto! Metti via. Crede che sia la prima volta. Sta zitto! Vuoi finire in galera? Lo faccio fuori. Che mi importa. E va bene.
devo darti una mano, ma se tu dimmi. Allora, padrone Ripe, domani mi mettete il vestito bello. Perché? Vi aspettiamo a mezzogiorno, all'osteria, qui. Ma perché? Ci sposiamo. E domani tutti gli amici devono essere presenti al nostro pranzo di fidanzamento. Sì! La prigione come? Non ha rubato, non ha ucciso. Viene da Napoli e guarda caso si ferma all'isola d'Elba, il nostro promesso sposo. Lì scende a terra e va a portare un plico ad una certa villa dove abita un certo ex imperatore. Napoleone Bonaparte! Napoleone è lì in esilio. Ed è perlomeno sospetto chi ha relazioni con lui. La polizia tiene d'occhio i bonapartisti e ogni tanto li mette in galera. Allora Dantès è un cospiratore, un bonapartista. Io non lo so. So solo che deve portare una lettera dall'Elba a Parigi. Basta una denuncia. Mani pulite. Tu hai detto la verità. E la giustizia? Oh, ma è pericoloso. Pericoloso? È pericoloso per lui. Non per chi scriverà la denuncia. Non c'è obbligo di firmarla. Sapete che cos'è una lettera anonima? La scriverò io. Bravo, stupido. Poi lui esce di prigione, riconosce la tua scrittura e... Ah, ci vuol testa. Guarda come si fa. Testa. Le mani servono poco. Ehi voi, portatemi un foglio di carta, inchiostro e penna. Madama, un altro boccale! Un esempio, eh? Solo un esempio per farti capire. Fernando, sai scrivere con la sinistra, eh? No. Il buon! Salute, Mercedes! All'amore! Guarda come si fa! Certo, Edmond Dantès, secondo ufficiale della nave Faraone. Ancora non è capitano? Non ancora. Arrivata oggi. È l'autore di una lettera di Napoleone ai bonapartisti di Parigi. La si può trovare facilmente nella casa di suo padre o nella sua cabina del faraone. Tutto qui. Tu
sai dov'è la procura del re. Oh, ci manca l'indirizzo. Al procuratore del re. Non scherziamo, Daglar. Dammi quel foglio. Di che cosa hai paura? Dammi quel foglio. No, era soltanto per consolare un po' il nostro amico. No! E va bene. Contro tutte le tentazioni. Così va il mondo, Fernando. Che fai adesso? Rassegnati. Tu non conosci l'amore. Io? Sì che lo conosco. Una volta... Che fai, non vieni con noi? Allora. Voi donne, eh? Lei viene e mi chiede di accompagnarla. Cosa c'è di male, dico io, e l'accompagno. Non l'avessi mai fatto. Ehi tu, fallo girare, qui siamo in secca. E chi è che mi tira fuori dalla secca, voi? Bravo Dantes! Ero venuto ad un pranzo di fidanzamento e mi trovo invece ad un pranzo di nozze. Questo è un parlar con i fatti, no, signor Morrel? No, i fatti sono più di padron Morrel che miei. E come? Io no. Se non ci foste voi. E le formalità? Volete sposarvi domani, ma il contratto di nozze è il notaio. Il notaio! Il contratto? E sai cosa può essere il contratto? Un foglio bianco pulito pulito e sotto la firma del notaio. Io non ho niente. E tu? Ecco, chiaro, comunione di beni. Dote della signorina Eloise, il signor di Villefort attacca il cappello al chiodo. Ecco, sì. Ah, le poltrone davanti al tavolo. Non è che i padroni lo volessero proprio, questo Villefort. Ecco, mettetele qui. Per la sposa, per lo sposo. Non è ricco Villefort? No. Allora è un matrimonio d'amore. Mo. Comunque lui è un buon partito anche senza essere ricco, eh? È intelligente. Alla sua età è già vice procuratore. Ecco, tutto pronto. Sì, è tutto in ordine. Ah, e poi arrivano.
se il signor notaio vuole incominciare. Do lettura dei beni mobili e immobili che la signorina Eloise di Semmera recherà in personale appannaggio datale al signor François-Marie di Villefort, suo promesso sposo. Capo primo, 500.000 franchi depositati presso la banca Marceau de Beauséant in titoli privilegiati. Il pane. Aprilo. E il sale. Della French, come descritta dalla pagina 1692 alla pagina 1789 del volume secondo dei registri immobiliari di Aix-en-Provence, con tutti gli annessi e connessi incorporati in detta tenuta. Capo quinto, un immobile in Marsiglia, sito in Rue des Aiguilles, contrassegnato con il numero civico 72, come descritto dalla pagina 247 alla pagina 280. Non sapevo quest'usanza del pane e del sale. È un'usanza spagnola. Chi spezza il pane divide il sale. È un vero amico. Vorrei pensare che tu per lei sia qualcosa di più. No, Dante! Salute! Una dichiarazione in pubblico ha un effetto maggiore. Mi piace la bella spagnola. A te sì? E anche a me allora. Però meglio che se la sposi lui. Lui? Lui, Dantes! Dai, Roger, se non ti ama, te ne cerchi un'altra, no? Tutte uguali le donne, grazie a Dio. Se non ci divertono adesso... Giselle si è dichiarato. Ti vuole bene, sai? Ma vorrete lasciarla persa? Smettetela! Dei vostri giuramenti! Silenzio! A nome di Roger Persandon, io chiedo a te, Giselle, figlia di padron Martineau, che vi volete bene, che vi volete sposare secondo il rito della Chiesa e le leggi dello Stato. Ma lo deve dire lui! Giselle, siamo testimoni noi, vi siete conosciuti da ragazzi. E poi non se ne fa nulla. Dai, Roger, il più è stato fatto. Ma certo che è stato fatto. Thank you.
regalo di nozze di mia nonna. Mi sposerei subito anch'io se mia nonna mi facesse un dono di nozze come questo. Lei si sposerebbe anche senza dono di nozze. E loro vivono nei castelli che ci hanno comprato per 4 franchi durante la rivoluzione. Ed ora si credono figli dei tempi facendo i nostalgici. Dicono che ritorna l'imperatore Napoleone. Mia cara amica, i tempi sono cambiati. Che una ragazza sembrerà sposi un borghese, passi. La rivoluzione ci ha abituato anche a questo. Ma ora si oltrepassano tutti i limiti. Adesso si sposano addirittura con i nemici della nostra. Un matrimonio è sempre un'alleanza tra famiglie, con tutte le storie che si raccontano sul padre del giovanotto. Noirtier si chiama suo padre, un bonapartista dei più accesi. Lui si fa chiamare Villefort, ma il suo nome completo è Noirtier di Villefort. Vuoi vederlo, caro Villefort? Prendi una nave, viaggio comodo, 1 o 2 giorni, scendi all'Elba e lui sta lì. Non puoi nemmeno evitarlo, te lo trovi sempre tra i piedi. Se non chiudi la porta, Napoleone viene a passeggiarti in camera. Mi ricordo la notte che vennero i sanculotti. Ed era per l'indomani mattina. Facemmo tutta la notte avanti e indietro con la carrozza. Per la mattina dovevamo avere già sgombrato. Ma almeno siete riusciti a recuperare qualche cosa. Abbiamo mosso dappertutto. La tenuta di Wesson, siamo riusciti a riaverla, ma il castello... Fior di soldi, cara, i fior di bastoni. Ma fu un caso che al bivio di Pivion, la sua carrozza, invece di prendere a destra... Cercavano una strada meno battuta. Certamente per il timore. Si vede che era affondato. Proprio sotto la mia casa. E prima una staffetta, poi una carrozza, poi la carrozza dove stava lui, il Bonaparte. Mi è bastato andare alla finestra, vederlo bene in faccia e tentare un colpo. Ruppi il fanale, un vetro, non lo so neppure. L'imperatore. Non sembrava che andasse in esilio. Mi ringraziò del colpo mancato con un sorrisino. Me lo meritavo. Marsiglia è piena di questi militari. Li chiamano bonapartisti. Ufficialetti a mezza paga che vanno in giro a provocare la gente per bene. Per mestiere lo fanno, per abitudine, la guerra, perché cosa l'hanno fatta se non per imparare a uccidere? Il povero Epinet. Mi domando come si può porre rimedio a questi delitti. Madama Ghigliottina, mia cara amica, farla funzionare notte e giorno. Vedrete che i bonapartisti si nasconderanno come conigli. E sua moglie, la povera Clotilde d'Epinay, così carina, così forte in questa prova. E poi il piccolo Franz, appena 3 mesi, uccidergli il padre così, a tradimento. Davvero non è mai successo? No. Ma spero presto di soddisfare anche questa curiosità. Eh già. Curiosità. Per il pubblico un processo è come stare a teatro. Con la differenza che in corte d'assise si svolge un dramma reale. Per chi cerca emozioni, niente può valere un processo. E quando poi questo processo si conclude con una condanna a morte? Mi dica, signor procuratore, quando lei fa la sua accusa, l'ho vista, sa almeno 3 volte, sa, sono una frequentatrice io, sente dentro di sé un tumulto, un'angoscia della rabbia, non so, una passione. Ognuno lotta con le proprie armi, l'accusatore e l'accusato. Io lotto per la sua pena, lui per la sua vita. Tutto qui. Io posso capirla, la soddisfazione di un pubblico ministero. Vederlo il suo assassino, sgomentato, smarrito, impallidire e piegarsi sotto il peso delle prove, delle sue prove. Chinare la testa, ah, quella testa che sta per cadere sotto la mannaia. Musica! 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 Musica!
credo di sbagliare dicendo che tutti noi siamo felici per questo matrimonio. Che corona un sogno d'amore. E che unisce per la vita e per la morte due giovani che sono tanto cari al nostro cuore. Sì. E sono anche felice di potervi dire... vedo molti marinai delle mie navi, Sono felice, dicevo, di essere io in questa occasione a darvi una notizia che vi farà piacere. Voi tutti conoscete il nostro caro Edmond come secondo ufficiale della nave Faraone. Secondo ufficiale della nave Faraone, arrivato oggi dall'Oriente, è l'autore di una lettera di Napoleone ai bonapartisti di Parigi. La si può trovare facilmente in casa di suo padre o nella sua cabina del faraone. È stata trovata questa mattina nella buca delle delazioni segrete. In assenza del procuratore, mi sono permesso di disturbare lei, signor vice procuratore. E intanto sono venuto a sapere qualcosa di più sul conto di questo Dantès. Siete in grado di rintracciarlo? Sì. Andate. Allora, chi è qui Edmond Dantès? Io. In nome della legge vi dichiaro un arresto. Cosa? Cosa? Arresto per che cosa? Ma io non lo so. Seguitemi. Ma no, non lo so. Non vi allarmate. Sarà un errore. Io so di non aver fatto nulla. Avrai mica paura. Chiarito tutto, mi precipito da te. Andiamo. A dopo, Mercedes. A dopo, Edmond. Edmond. Edmond Dantès. Età? 20 anni. Mestiere? Secondo ufficiale della nave Faraone. Di proprietà dell'armatore Morrel. Che stava facendo al momento dell'arresto? Ero al pranzo di fidanzamento. Pranzo di fidanzamento? Sto per sposarmi. Domattina ci aspettano al comune per il matrimonio civile e poi in chiesa. Continui. Cosa devo continuare? Ad illuminare la giustizia. Vorrei solo che lei mi dicesse su che cosa io debbo illuminare la giustizia. Ed io... Lei quello che so. Ha prestato servizio militare con Napoleone Bonaparte? No. La mia leva doveva partire proprio quando lui fu deposto. Sono sempre stato marinaio. Tra i documenti che lei ha sotto gli occhi ci deve essere la mia carta d'imbarco. Sì, quella. Vedo. Pare che lei abbia manifestato un certo fanatismo politico. Io? Ma non ho idee politiche io. L'ambizione di diventare capitano della mia nave, sposarmi, ma altre idee, no davvero. Un capitano così giovane, una donna certo bella, che lui sta per sposare, lei non può non aver suscitato dell'invidia. L'invidia può fare d'un amico un nemico. Lei conosce meglio di me gli uomini, e forse ha ragione, ma io non vedo
bisogna tenere sempre sgombro il terreno intorno a sé. Bisogna sapere tutte le cose che riguardano la nostra persona, come la pensano gli amici, cosa dicono di noi. La vita ha bisogno di questa chiarezza assoluta, per quanto certo è possibile all'uomo, ma non meno del possibile. È un consiglio che le do. È in grado di riconoscere questa scrittura? No, è una scrittura che non posso riconoscere. Mi risponda francamente. Non come uno che sia interrogato dal giudice, ma come uno che, trovandosi in una falsa posizione, parli con un amico. Cosa c'è di vero in questa lettera? Tutto e niente. Parli. Il nostro capitano Leclerc, quello che era al comando del faraone, proprio appena lasciata Napoli cade ammalato. Volevamo tornare indietro, ma lui ci disse di proseguire. Io, come era mio dovere di secondo, presi il comando della nave. Al terzo giorno di navigazione il capitano mi fece chiamare e mi ordinò di far scalo a Portoferraio, all'Elba. Lì dovevo scendere a terra e consegnare una lettera al gran maresciallo Bertrand. Io ho eseguito il suo ultimo desiderio, poiché poche ore dopo morì. All'Elba poi ricevetti dal gran maresciallo Bertrand un'altra lettera da recapitare a Parigi. Appena finita la cerimonia del mio matrimonio, sarei partito per consegnarla. Ecco tutto. E questa lettera era indirizzata? Ad un certo signor Noirtier. Che nome ha detto? Noirtier, via del Gallo 19, Parigi. L'indirizzo è scritto qui. Noirtier. Lo conosce? No. Un fedele servitore del re come me non conosce i cospiratori. Allora si tratta di una cospirazione. Confermato lo sbarco dell'imperatore nel golfo di Juan. 15.000 uomini muoveranno in ordine sparso dalla campagna su Antibes e si uniranno ai 5.000 volontari già presenti nella città, ove è stabilito il quartier generale. Contemporaneamente si è posto in atto il piano di sollevazioni popolari nei dipartimenti. Maresciallo Bertrand. Lei ha mostrato questa lettera a qualcuno? No. E sa cosa c'è scritto? No, era sigillata. Le prove contro di lei sono distrutte. Stia comodo.
Il giovanotto che è dentro il mio studio, prendetelo e portatelo di corsa al castello di If. Che non parli con nessuno. Ordine per il direttore del carcere. Segregazione assoluta. Sarà fatto, signor vice procuratore. Signor Villefort, sono la fidanzata di Edmond Dantès. Qualcosa di veramente grave. Perdonami, Eloise. Signor Barone, ho bisogno di parlare in privato con lei. Sono dolente di dare questo fastidio a voi tutti. Poi ti spiegherò, cara. Carissima. Devo raggiungere Parigi. Sono ai suoi comodi. Può favorirmi una lettera di presentazione al re? Devo assolutamente, urgentemente conferire con Sua Maestà. Dove mi portate? Non lo vedi? Al castello di... No!